Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo un bellissimo elicottero in scala, è un Black Hawk UH-60. Questo elicottero viene prodotto dalla YXZNRC, ma lo ritrovate anche rimarchiato Ecine. Vi lascio il link e i coupon sconto a tutte e due nella descrizione del video. Vedete quale col prezzo più basso prendete quello, e arriva anche con più batterie, una batteria o due o tre batterie. È un elicottero in scala 1.47, fatto davvero molto bene. Abbiamo anche gli sportelli che si possono aprire, non totalmente, leggermente, a metà apertura, ed è un'imitazione nei minimi dettagli dell'elicottero militare americano UH-60 Black Hawk. Prima di entrare nei dettagli tecnici, farvelo vedere completamente dalla A alla Z, farvi vedere come vola, davvero è molto impressionante come vola e quanto stabile. Andiamo però a vedere cosa arriva nella scatola, soprattutto come metterlo nella scatola, perché avendo quattro pale è difficile da trasportare. Vedete che prende abbastanza spazio e secondo me è importante vedere come si mette nella scatola per trasportarlo proprio nella scatola nella quale arriva ben protetto. Nella scatola arriva il manuale di istruzioni dell'elicottero, spiegato molto bene, cioè c'è tutto quello che vi serve, e le curve raccomandate per il passo collettivo e anche del gas, perché questo elicottero arriva sì con il telecomando nella versione Ready to Fly, che si chiama RTF, ma si può anche acquistare Bind and Fly, ovvero col vostro radiocomando Futaba FHSS, e non avrete bisogno di nessuna ricevente, perché quello è il protocollo della ricevente integrata all'interno dell'elicottero. Ma eventualmente, se volessimo mettere una ricevente a parte nostra perché non abbiamo una Futaba, possiamo mettere un satellite o una ricevente DSM o anche una ricevente qualsiasi S-Bus. In realtà, se avete una radio multiprotocollo, potete comunque utilizzarlo senza nessuna ricevente, perché le multiprotocollo prevedono l'FHSS della Futaba. E a questo punto, se avete la vostra radio, dovete configurare voi tutti gli switch e le curve del passo collettivo e del gas, e qua ci sono tutte le istruzioni, ma questo non è il nostro caso, perché abbiamo nella nostra scatola la versione Ready to Fly, che arriva con il telecomando già tutto configurato, con il passo, con i switch e tutto, non dovete fare niente, e vola veramente molto molto bene, impressionante. Non mi aspettavo questo volo anche a rovescio di questo elicottero in scala, soprattutto perché è in scala, e non mi aspettavo neanche un track così perfetto del rotore, delle pale del rotore, perché è davvero molto non difficile, però ci mettete un po' di tempo a fare il track di quattro pale, eventualmente, se non fosse già tarato tutto dalla fabbrica. E questo non è solamente il caso del mio elicottero, infatti ho guardato qualche altro video di qualche youtuber che anche il loro non ha avuto bisogno di nessuna configurazione, vola così da Dio, proprio fuori dalla scatola. Comunque abbiamo nella scatola il manuale di istruzioni della radio, della quale abbiamo visto qualche tutorial, perché ormai è la radio che viene fornita ufficialmente con tutti gli elicotteri Ecine, e adesso andremo a vedere cosa fanno gli switch e intanto vediamo cosa arriva nella scatola. La mia versione è quella con due batterie, come potete notare qui abbiamo una piccola lucina, questa lucina si installa sulla batteria, una lucina davvero molto utile, non è solamente estetica, perché ci fa vedere la direzione dell'elicottero. Si installa semplicemente mettendola così, facendola scivolare su questo dentino che c'è sulla batteria, si inserisce il connettore, e la batteria è una batteria intelligente da 1450 mAh 11,1 volt, che viene dichiarato che si ricarica con il caricabatterie in dotazione in 75 minuti. In realtà questo non è vero, perché si ricarica in meno di un'ora, perché, beh, questo per esperienza personale, ma non ci vuole un genio per capire che 12,6 volt per 1,5 ampere sono circa 18 watt che riescono a ricaricare una batteria da 14,99 watt ora in meno di un'ora. La batteria si installa semplicemente spingendola all'interno del vano batteria così, e poi assicuratevi di
spingere queste due linguette che non entrano sempre in posizione solamente con la spinta. A questo punto possiamo accendere l'elicottero tenendo premuto questo bottone. Vedete che appena si accende abbiamo anche un'indicazione della carica della batteria direttamente sull'elicottero, ma qui abbiamo anche una lucina sopra che in questo momento è una lucina verde. Adesso accendo il telecomando e vedete che ha lampeggiato un pochino per dire che stava tarando l'accelerometro, poi ha smesso, vuol dire che tutto ok, possiamo decollare. Questa lucina qua non è solamente estetica, perché quando la batteria è scarica lampeggia ed è visibile anche da lontano per indicare che la batteria è scarica. Non solo, se siamo in modalità 6G, quindi stabilizzati da accelerometro e di colore verde, se invece passiamo alla modalità 3D, dove non abbiamo più una limitazione dell'angolazione ma possiamo anche rovesciare l'elicottero, ecco, diventa rossa. Torniamo un attimino al contenuto della scatola. Abbiamo l'alimentatore del caricabatterie, compresa cinese americana, e anche l'adattatore. E infine abbiamo un po' di ricambi, 4 pale in materiale composito, e questo materiale composito è fatto da nylon, appunto per avere una flessione e non rompersi immediatamente appena tocchiamo terra, ma anche rinforzato da fibra di carbonio. Lo stesso vale anche per il telaio dell'elicottero, anche lui che è fatto da materiale composito meno flessibile perché in ABS, più fibra di carbonio. Nella scatola abbiamo anche un rotore di coda, una brugola e un cacciavite per eseguire la manutenzione. Tutti e due i motori dei rotori, sia quello principale ma anche quello di coda, sono brushless. Tra l'altro quello del rotore principale, come potete notare, è un direct drive, quindi non abbiamo nessuna ruota dentata che si possa rompere eventualmente in un impatto. Non solo per quanto riguarda i servo, sono servo da 4.3 grammi con gli ingranaggi metallici, e le ruote, come potete notare, sono ammortizzate. Consiglio di mettere un po' una goccina d'olio per far scorrere meglio il pistone all'interno dell'ammortizzatore. Devo dire che funzionano abbastanza bene, ma non contate tantissimo sulla loro robustezza. L'elicottero con la sua batteria pesa solamente 435 grammi, il diametro del rotore è di 425 mm, mentre la lunghezza totale dell'elicottero è di 420 mm. È alto da terra 120 mm, una cosa molto comoda per il decollo dall'erba, e il fatto che il rotore di coda è molto più alto rispetto al corpo dell'elicottero, quindi si può anche decollare nell'erba mediamente alta. Ok, adesso proviamo la modalità stabilizzata del Black Hawk UH-60 e siamo in modalità low rate. Il throttle hold è disattivato, quindi alzo lo stick. Ricordatevi che questo elicottero non ha la stabilizzazione verticale, non ha il barometro, quindi dovete gestire manualmente il gas. Vediamo in questa modalità quanto fa i giri stretti. Ok, così è stabilizzato, vedete che ha un'angolazione massima sopra la quale non si inclina, ed è molto facile da gestire, da pilotare. Ovviamente il gas dovete imparare a gestirlo, che è completamente diverso da un drone. Vedete che quando abbasso si scende tanto di quota, e questo perché la quota è gestita non solamente dalla velocità dell'elica ma anche dal passo collettivo dell'elica, che sono gestiti dai servo, e bisogna far l'abitudine a questo. Ecco, adesso passiamo alla modalità high rate. Vedete che adesso l'angolazione è maggiore ed è molto più gestibile in spazi più ristretti. Ovviamente dovete essere esperti o comunque fare l'abitudine, e non solo, se c'è tanto vento, ecco, sicuramente questa modalità high rate è diciamo da attivare assolutamente per riuscire ad andare contro vento. Vi faccio vedere come sale e scende l'elicottero. Così, questo siamo in modalità normale, vedete che quando tolgo il gas completamente scende pian piano, questo perché non abbiamo un passo negativo. Ok, adesso attivo la modalità idle up, sentite che l'elica ha iniziato a girare più forte, e non solo, vedete che si riesce a gestire molto di più l'altitudine, è molto più scattoso,
ha un passo negativo e positivo. Bene, adesso passiamo alla modalità 6G. Nella modalità 6G vedete che inclino, rimane inclinato in avanti, inclino, rimane inclinato indietro. E se volete un consiglio per imparare a pilotare un elicottero, dovete dare a colpetti, ok? Non insistete, non dovete insistere con i comandi. A colpetti indietro, colpetti in avanti, ecco, così non vi spaventate e eventualmente se dovesse succedere qualcosa, tipo così, lo perdete, entrate in modalità 3D e torna. Bene, controlliamo adesso la batteria, vediamo come va. Sono due tacchette e proviamo a fare un volo a rovescio. Ok, molto stabile, davvero molto stabile. Rifaccio. Davvero molto stabile. Bellissimo. Bellissimo, tra l'altro molto molto visibile. Rifacciamo. Molto stabile, davvero. Rifacciamo. È un po' che non faccio volo 3D e sono molto emozionato. sono un po' arrugginito, però sono molto emozionato in positivo perché è davvero molto stabile, molto prevedibile. Molto prevedibile, davvero. Anche quando è a rovescio. Fantastica anche la durata della batteria, che dura addirittura 11-12 minuti con volo tranquillo, e in 3D addirittura 8 minuti, da 8 a 10 minuti, dipende dalla violenza con la quale gestite il gas. Molto molto bello, davvero molto bello, molto stabile. Adesso che la batteria sta, vedete che sta lampeggiando, quindi disattivo la modalità idle up perché la batteria è scarica e atterro. Bellissimo. Ma adesso vediamo cosa fanno tutti gli switch e soprattutto se siete principianti la posizione con la quale raccomando decollare. Bene. Partiamo dal throttle hold, che è questo switch che interrompe il gas quando in questa posizione. Vedete infatti che adesso sto muovendo lo stick sinistro del gas e si muove il passo collettivo, ma non si muove il rotore. Se adesso invece attivo il gas e scorro leggermente il gas, lo stick del gas in su, parte il rotore. Questo dovete ricordarvi sempre in caso di crash o qualcosa di attivarlo, ma in realtà questo elicottero è molto facile da pilotare anche se siete principianti perché abbiamo la modalità 6G. Infatti se siamo in modalità 6G pilotare questo elicottero è davvero molto semplice. La cosa più importante da fare è che quando accendete la batteria e inizia a lampeggiare questa lucina qui, l'elicottero deve essere su una superficie piana, altrimenti se lo avviate e lo tenete in mano inclinato, lui pensa che quella è la taratura del piano e cercherà di essere parallelo alla terra. Peccato che gli abbiamo detto che la terra è inclinata, quindi andrà in una certa direzione. Ma se l'abbiamo avviato correttamente, basta aumentare lo stick del gas nella modalità 6G e vedete che decolla e rimane quasi fermo, non ci vuole neanche tanto a trimmarlo, non dovete neanche trimmarlo, arriva già trimmato dalla fabbrica. Davvero non sto muovendo lo stick destro quasi niente. Qui abbiamo lo switch del high rate e low rate. In questo momento è in low rate, vuol dire che l'angolo dell'inclinazione dell'elicottero è limitata a 20 gradi e sarà molto docile, però eventualmente se volete fare delle curve strette sarà molto difficile, tranne se passate alla modalità high rate. Potrebbe ingannarvi questo triangolo perché potrebbe sembrare così high e così low, in realtà dovete guardare che qua, diciamo, l'angolo è piccolo e qua si estende, quindi così è in high rate. Per quanto riguarda questo switch e l'idle up, ha due funzioni. Quando è attivato l'idle up, adesso guardate, osservate il rotore che cambia al passo collettivo appena attivo l'idle up, perché
Quando non è attivo e lo stick del gas è al minimo, vedete che l'angolazione è quasi zero, in realtà potrebbe essere meno 1, così da spingere leggermente l'aria in giù quando è al minimo e fissare l'elicottero che non si muove quando decollate e quando atterrate. Quando alzo il gas vedete che l'angolo diventa positivo e l'aria viene spinta in giù per decollare. Ecco, se attivo questo switch qua, cosa succede? Che quando sono con lo stick a zero l'angolo è a zero, quando lo alzo diventa positivo, le eliche spingono l'aria in giù, mentre se abbasso lo stick del gas vedete che spinge l'aria in su, e questa modalità è necessaria per il volo a rovescio, perché così spinge l'aria in giù e l'elicottero riesce a volare a rovescio. Non solo questo switch non cambia solamente la curva del passo dell'elica, ma cambia anche la curva del gas, che al posto di essere da 0 a 100% la velocità dell'elica rimarrà sempre costante. Infatti adesso vi faccio vedere, appena tolgo il throttle hold vedete che l'elica inizia a girare, anche se abbasso il gas comunque gira l'elica. Tradotto in soldoni, se siete principianti iniziate a volare con questo switch sulla posizione 6G, con questo switch sulla posizione low rate e con questo switch abbassato in giù, poi quando volete passare a un livello successivo aumentate i rate su high per riuscire ad avere un'angolazione maggiore, quindi delle curve più strette. Dopodiché potete iniziare a provare il 3D, ovviamente se siete in modalità 3D e non riuscite o andate nel panico, succede qualcosa, ecco, potete tornare alla modalità 6G e l'elicottero, anche se inclinato o rovesciato, torna stabilizzato, torna parallelo alla terra. Ovviamente dopo tantissimo tempo, se volete iniziare a fare il volo a rovescio, dovete attivare sia il 3D ma anche l'idle up. Devo dire che questo elicottero mi è piaciuto tantissimo, non solamente per l'aspetto molto bello ma anche per la sua precisione davvero non aspettata da un modello in scala così preciso, e non solo, tarato perfettamente dalla fabbrica, lo tiri fuori dalla scatola e vola davvero molto bene. L'unico appunto però che ho su questo elicottero è il prezzo, perché secondo me è un prezzo medio alto. Ovviamente se trovate un coupon sconto si abbassa molto il prezzo, ma rimane comunque medio alto. Come al solito vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video, se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti, e ciao, alla prossima.